Benchetti, lo ringrazio, saluto la professoressa Visconti che ringrazio, il magnifico rettore Massimo Vidiri che arriva da una terra a me molto cara e quindi per questo lo saluto particolarmente. Devo dirvi che ho vacillato stamattina sulla capacità dell'intelligenza artificiale di mettere in dubbio l'intelligenza umana, di superarla. Quando ho vacillato? Quando si è palesato il titolo di un giornale, di un quotidiano di oggi, che recita così: la Roma chiede il tecnico all'intelligenza artificiale. Ora, se l'intelligenza artificiale poi quello che è in grado di produrre è Claudio Ranieri, capite che allora ci abbiamo un problema. Allora non è un'intelligenza artificiale ancora generativa, forse ancora quella elementare. Insomma, bastava ascoltare radio se uno voleva quell'indicazione. Comunque, vabbè, andiamo avanti. I capitoli del convegno. Oggi è una giornata straordinaria. Pochi giorni fa alla sede della regina alla Camera abbiamo fatto un interessantissimo incontro su atlantismo e sovranismo rispetto all'applicazione dell'intelligenza artificiale tra le due sponde dell'oceano, straordinario. Abbiamo avuto aziende americane, aziende italiane, tutte diciamo le componenti istituzionali italiane impegnate su quel fronte anche da parte della difesa, delle istituzioni, agide, eccetera. Questo, quello di oggi, è un seminario straordinariamente interessante perché mette insieme non singole parti dell'intelligenza artificiale, ma tutte le parti dell'intelligenza artificiale. Ed è straordinario perché è un caleidoscopio che vi mette in condizioni di avere davvero una marcia in più. Gli aspetti giuridici ed economici. Quando mi interrogo oggi e tendo a provare a dare una prospettiva a ciò che è l'intelligenza artificiale, mi domando: ma che personalità giuridica potrà mai avere l'intelligenza artificiale? Cioè, è già un ossimoro in sé pensare che una macchina sia dotata di personalità. Se è macchina, come fa a essere persona? Cioè, pensare che, essendo la persona dotata di diritti e obbligazioni, cioè un soggetto di diritto, come fa la macchina ad assumere i diritti e le obbligazioni? La macchina è dotata di autonomia e coscienza, che è ciò che definisce di per sé l'uomo? No, la macchina non è autonoma, perché noi trasferiamo alla macchina un perimetro di conoscenze e lo circoscriviamo, e oltre quel perimetro la macchina non può andare. E non lo so se non può andare, perché laddove l'intelligenza artificiale diventa la super intelligenza artificiale, il terzo grado di intelligenza artificiale, quindi, che noi abbiamo davanti, allora lì sì, si pone il problema, perché sarà in grado di superare il perimetro. Beh, ma come esercita i diritti e può essere ritenuta responsabile l'intelligenza artificiale? Per questo l'incontro di oggi è straordinariamente importante, così come è enorme, enorme la questione etica. Se l'intelligenza artificiale ha personalità giuridica, che diritto avrà come lavoratore? Cioè, io peraltro non vorrei mai essere al tavolo a contrattare col sindacato dell'intelligenza artificiale, vi rendete conto? Cioè, l'intelligenza artificiale, chi rappresenta l'intelligenza artificiale, come dicono a Roma, mette mai, cioè in meno di nulla, ti riduce al silenzio. Allora, questo, che è il problema vero, fondamentale dell'etica, chiama tutti a vedere quali passi stiamo facendo. Allora, il rimando è che altro argomento del vostro incontro di oggi, l'Artificial Intelligence Act, che sì, si muove su valori imprescindibili che contraddistinguono i paesi europei, che sono definiti dal Parlamento europeo. Ciò viene visto da alcuni paesi come un'opportunità di regolare
E già sul parole regolare io comincio a tremare. Fin dall'inizio il processo, e questo non è un processo facilmente regolabile. Da altri invece viene vissuto come una limitazione. L'unica cosa certa è che in questo momento cresceranno le applicazioni di intelligenza artificiale in Europa, spero senza arrecare danni agli utenti, e risolvendo non pochi problemi che senza l'intelligenza artificiale noi non riusciremo neanche a pensare di poterci confrontare. L'intelligenza generale generativa, il problema di cui parlavamo all'inizio, problema enorme, la sostenibilità di questa intelligenza generativa, sostenibilità anche rispetto e soprattutto rispetto ai problemi dell'ambiente in senso lato. Io sono rimasto solo impressionato dalla sottovalutazione che attualmente si fa di questo problema. Davanti a un dato che ci dice, guarda che due aziende, Big Tech, Google e Microsoft, guarda che Google e Microsoft hanno consumato nell'anno 24 terawattora di energia. Cosa corrispondono 24 terawattora? L'Italia ne fa circa 300. Ci sono paesi che in tutto l'anno ne consumano di meno. Giordania, Tunisia, Islanda. Cioè in questo momento Google e Microsoft, per alimentare l'intelligenza artificiale, consumano più energia di un intero Stato durante l'anno. Capite che è un problema enorme, gigantesco, perché l'intelligenza artificiale che produce, mangia, ha bisogno di mangiare, di essere continuamente alimentata. E come fai a sostenere nel momento in cui noi abbiamo un problema enorme legato alle risorse? C'è la COP29. Ha senso oggi una COP29 che parla di carbon free, quando peraltro già Google ha detto guardate io il carbon free non lo posso più fare. Noi stiamo lì a Baku, facciamo i documentari, io non voglio sottovalutare nulla. Dico che forse stiamo vivendo un tempo che è già passato. Perché noi dovremmo costruire centrali nucleari che dovranno, mini centrali nucleari, dovranno soltanto sostenere l'intelligenza artificiale se vogliamo continuare a fare in modo che sia generativa. Non parliamo dell'acqua. La quantità di acqua, parliamo di milioni, ripeto, milioni di litri di acqua che l'intelligenza artificiale ha bisogno per sostenere. D'altronde, il corpo umano per quanto è fatto di acqua? Più del 90%. L'intelligenza artificiale che deve mutuare l'uomo, che volete? Consuma acqua. Non la consuma, perché quella è acqua che evapora. Cioè la differenza che noi ci poniamo è che dobbiamo stare attenti al consumo di acqua, lui l'intelligenza non la consuma, la fa evaporare, non ne fa un utilizzo come gli umani. Problema enorme che voi affrontate. Per cui è straordinariamente importante che oggi si prendano appunti, si acquisiscono le vostre relazioni. Andiamo avanti. Gli effetti economici. Vediamo le previsioni nel settore e quali sono le aspettative. Anche qui due dati. McKinsey ha calcolato che sulla intelligenza generativa il valore economico mondiale oscilla tra 2,6 e 4,4 trilioni di dollari ogni anno. Bene. Che ritorno dà dal punto di vista economico un investimento del genere? Al momento non lo dà, perché l'intelligenza artificiale di tipo generativo, che ha sfruttato peraltro un'enorme mole di investimenti, ha dato risultati scarsi. Pensate, cioè in questi giorni noi abbiamo un dato che ci dice che i 200 miliardi di dollari investiti nella Silicon Valley hanno risultati insoddisfacenti, che stanno causando nei mercati una revisione delle aspettative dell'ultimo trimestre. Cioè non siamo neanche partiti e già adesso dobbiamo rivedere tutto il paradigma. Concludo perché vi ho già rubato troppo tempo. L'approccio giusto per, a mio giudizio, evitare quello che rischia di essere, lo dico con una parola, un'espressione che mi viene in testa,
c'ha il pane digitale, che questo è il dubbio, questo è il problema, ha bisogno di essere governato. Governare i fenomeni, governare i cambiamenti, significa evitare di essere travolti dai cambiamenti. Significa evitare che se non ti occupi del 24 tetrawattora e poi diventano 50 tetrawattora, amico, è un problema. E il problema ce l'abbiamo adesso. Sapete quanti blackout si verificano intorno a queste farm? Sono stati contati più di 2 o 3 blackout al giorno. Ancora non abbiamo cominciato a giocare bene con l'intelligenza artificiale, già ci sono i blackout. Allora, diritto, tecnologia, etica, finanza, filosofia. Oggi qui tutti questi paradigmi, queste voci del paradigma si ritrovano insieme. Siamo in un luogo che evoca la conoscenza e la capacità di leggere il passato e di guardare il futuro, quindi mai come oggi qui siamo in un cenacolo della conoscenza e della coscienza umana. Io sono sicuro che questa sia la strada giusta per evitare soltanto una cosa, evitare che l'intelligenza artificiale sia l'ultima invenzione realizzata dall'umanità. Vi ringrazio e buon lavoro.